di fronte a un complesso scolastico in cui alunni o insegnanti vengono contagiati, il preside può mettere in didattica a distanza fino a, non inferiore al 50% della presenza nelle classi. Quindi è è uno strumento che può alleggerire, ma anche portare alla chiusura di qualche plesso scolastico proprio per cercare di non estendere, no, il contagio. Il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, ha così firmato un'ordinanza per contenere la diffusione del contagio all'interno delle scuole. Da lunedì 16 novembre, dunque, qualora si dovesse verificare un caso di positività o di isolamento per Covid-19, il 50% delle classi andrà in DAD, ovvero la didattica a distanza. Questa ordinanza, che ha validità sino al prossimo 29 novembre, interesserà tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado dell'Istituto Comprensivo Città di Castiglion Fiorentino. Io ritengo che con un confronto anche col dirigente scolastico è opportuno cercare di alleggerire la pressione in carico anche degli studenti in presenza e do alla facoltà alla preside, quindi al dirigente scolastico, di adottare per ognuno dei plessi scolastici che possono essere oggetto di contagio o di isolamento, la possibilità di proseguire la didattica a distanza alternandola a quella in presenza. Quindi questo provvedimento alleggerisce anche, se non altro, il trasporto scolastico dei bambini che ne usufruiscono, aspetto non trascurabile. È un sacrificio che da una parte può consentire di tutelare il diritto allo studio e quindi di proseguire la normale attività. Dall'altra ci prepara anche ad eventuali ulteriori restrizioni che non è detto che debbano essere a carattere comunale, ma che potrebbero essere anche far seguito a ordinanze regionali o decreti del governo.